Allora, ieri abbiamo trovato per caso il sindaco Mauro Melao e questa mattina ci sembra giusto per par condicio sentire anche Lucio Tiozzo, che è il capogruppo del Partito Democratico, il partito di maggioranza relativa all'interno dei partiti di minoranza. Sì, no, ho seguito l'intervista un po' inizialmente, così ero abbastanza, diciamo, convinto che Melao avrebbe fatto qualche battuta così un po' estiva. Dopo, nel proseguo della sua intervista, insomma, ho capito che era un po' euforico, molto probabilmente aveva gli strascichi anche del fatto che aveva fatto disc jockey la serata prima, però io invito il sindaco tra la gente, però c'è un caso, anche il suo capo ha fatto disc jockey e Pappetti non gli ha portato tanta fortuna, quindi lo invito, ecco, a star prudente, anche sono simbolismi che vanno affrontati con grande attenzione. No, la cosa che mi ha stupito è sta idea che lui ha, antidemocratica dal mio punto di vista, sul ruolo dell'opposizione. Il ruolo dell'opposizione è quello di stimolare l'amministrazione comunale. Beh, allora, hai sentito che io glielo ho detto, ho apprezzato il tuo atteggiamento, però insomma, che l'amministrazione comunale abbia dei limiti su alcune vicende e che l'amministrazione, l'opposizione la segnali, mi sembra il minimo. Insomma, siamo di fronte a una gestione democratica di una città. Ho capito che Melao soffre la gestione democratica e gli dico a Melao: è inutile che ogni volta ci ritorni sul coso, 30 anni, 20 anni, sono arrivato adesso. Oggi, ora tu stai facendo il sindaco e noi ti poniamo questioni che non sono di 30 anni fa. Non ti sto ponendo di fare subito la Romea, non ti sto ponendo di sistemare la ferrovia, non ti sto ponendo la questione domani l'Arderò. Ti sto ponendo e ti dico: guarda che la città è in disordine, è fuori controllo. Non abbiamo un problema di traffico ormai fuori controllo, abbiamo una situazione di sporcizia in alcuni punti strategici della città importanti che devono essere presi per mano e risolti, abbiamo il problema della ZTL che continui a fare orecchie da mercante, c'è il tema della Turati, un altro grande esempio. Ti abbiamo chiesto commissioni sulla Turati e sulla ZTL, state dormendo, questo è il dato vero. Dopodiché capisco la fatica di fare il sindaco, dei problemi quotidiani, però ritengo che questi siano suggerimenti che noi vogliamo dare all'amministrazione comunale, perché reputo importante che arrivino le navi. Però, caro Armelao, e lo dico anche a tutti noi concittadini, se i turisti arrivano delle navi o i turisti che arrivano da Padova, da Vicenza, da tutto il mondo e poi trovano una città che non è governata, perché rischiano, passano sulle strisce pedonali e rischiano la vita, le carrozzine non possono passare sul lungomare perché ci sono biciclette, motorette, c'è di tutto, c'è una maleducazione imperante. Quindi quello che ti sto ponendo è: facciamo un patto, io invece rilancio, facciamo un patto per rendere questa città vivibile, ma soprattutto per rendere il meglio di quello che possiamo dare a chi arriva come turista. E soprattutto, attenzione, ci sono anche i nostri concittadini chioggiotti che necessitano di avere una città a misura d'uomo e a misura di bambino, a misura di vecchio. Chiudo dicendo: guarda che le promesse poi, tra l'altro, le hai fatte te, perché sul ponte del Brenta avevi promesso che a marzo iniziavano i lavori, sulla conca di navigazione del porto avevi promesso che a marzo partivano, tutte cose che hai detto te, non ho assolutamente detto io. Quindi alcuni temi ti invito anche a ponderarli prima di fare grandi annunci, e ascolta l'opposizione che non ha voglia di metterti in difficoltà sulla gestione ordinaria. Avremo tempo, ci sono 5 anni, tra l'altro stai parlando con uno, io non ho obiettivi di ricandidatura, di essere riconfermato, voglio solo il bene della mia città. E allora, se tutte e due vogliamo il bene, tu per essere riconfermato e io perché vivo in questa città, la amo e voglio che Chioggia Sottomarina, Isola Verde, le frazioni si presentino nel meglio, lavoriamo su questi temi senza avere astio nei confronti di chi ha elementi di criticità nei tuoi confronti. No, ma astio, mi permetto di dire, sicuramente non c'è, perché si vede che Mauro, insomma, anche il rapporto che avete voi, io ricordo altri consigli comunali dove c'ero anch'io, i rapporti non erano così. Per questo, diciamo, mi stupisce. Ma infatti a mio avviso purtroppo è un po' diciamo lo sbaglio che tante maggioranze fanno.
cioè di non considerare l'opposizione. L'opposizione è un ruolo importante, non lo dico per piaggeria nei confronti di, io sono stato l'opposizione, certo. E ricordo all'opposizione, con un'amministrazione di centrosinistra, che abbiamo avuto la presidenza di commissione e all'interno dell'IPA una rappresentanza. Ed è una cosa democratica, è una cosa democratica. E dopo ovviamente l'opposizione non può, io non voglio non voglio fare la predica a nessuno, ci mancherebbe altro. Cioè, è importante recepire che ovviamente l'opposizione ha un ruolo di controllo e di proposta e anche di critica, ci mancherebbe altro. Caro Armelao, ma vedrai che astio non c'è, vediamo di lavorare sui contenuti veri del quotidiano, anche ma forse lui si è abituato, fai lavorare di più gli assessori, perché ti vedo troppo capo cantiere. Invece tu devi essere il sindaco che fa la programmazione generale, che dà disposizione perché vengano fatte le cose. Se no dopo succede come l'assessore agli eventi, che sei costretto a togliere le deleghe e tenertele te. Quindi vuol dire che qualcosa non funziona qualcosa non funziona all'interno della tua maggioranza. Comunque, per concludere, forse Mauro, che sì, è simpatico, è bravo, dai, si sta impegnando, sta cercando di fare, forse sei abituato a certi rappresentanti di certe opposizioni, che forse gli va bene tutto quanto, chissà per quali motivi. Noi facciamo la nostra parte, e anche basti pensare alla vicenda dell'impianto GPL, adesso tutto morto, nessuno si interessa di questa vicenda, invece è una vicenda che è in piedi su logiche anche nazionali, internazionali importanti, e credo che su questi temi l'attenzione della politica, nel bene o nel male, ci debba essere.